Spero che tutti dedichiate tempo alle vostre meditazioni. La meditazione sulla luce e sul suono divini, che sono l'autentico pane e acqua per lo spirito. Per lo spirito non esiste nessun altro nutrimento. Noi diamo cibo al nostro corpo più volte al giorno, in modo da mantenerlo forte. Diamo cibo anche alla nostra mente, attraverso letture, spettacoli, culture. Ma sia il corpo che la mente derivano la loro vita dallo spirito. Se non diamo nutrimento allo spirito, dal punto di vista della nostra divinità interiore, siamo come morti. Così Dio ha creato l'uomo a sua immagine e non l'ha abbandonato in questo mondo. L'intero cosmo, infatti, è permeato proprio dalla luce, dal suono divino. Il nutrimento dello spirito. Ovunque noi siamo, questa manifestazione di Dio, che è chiamata anche parola, è presente. Possiamo mangiarlo e berlo a sazietà, con l'occhio e con l'orecchio del nostro spirito. È un cibo per il quale non dobbiamo pagare assolutamente niente. Il fatto che dobbiamo lavorare in questo mondo con fatica, come dice appunto l'Antico Testamento, è riferito unicamente al nostro corpo. Per lo spirito i maestri danno acqua e cibo a sazietà del tutto gratuitamente. Per cui diciamo sinceramente, è proprio da stolti non bere e mangiare questo meraviglioso cibo. Purtroppo però nella nostra epoca sono veramente pochi quelli che hanno questa, chiamiamola, astuzia spirituale. Bere e mangiare l'acqua e il pane dello spirito. I maestri dicono appunto, mangiatemi e bevetemi. Io sono il pane che viene giù dal cielo, diceva appunto il Cristo. Il maestro che cos'è? È la parola divina che ha assunto una forma umana. E la parola è luce e suono che splendono e riverberano nell'intero cosmo. Così l'uomo è l'unica creatura che è dotata di questa meravigliosa capacità. Contemplare la manifestazione di Dio nelle sue due forme primarie, della luce e del suono celestiale. Aprendo l'occhio del nostro spirito, che cosa possiamo fare? Possiamo contemplare l'aldilà, quei regni spirituali che sono il sostegno dell'intero cosmo. Lo scopo della vita umana è proprio questo, sviluppare la divinità che è per natura dentro di noi. Quando abbiamo aperto l'occhio e l'orecchio del nostro spirito con le istruzioni del Maestro, allora si manifesta un regno di bellezza e di armonia
molto più grande di quello fisico. Chi ha contemplato questo regno aspira naturalmente ad andarci. Se voi sentite parlare da qualcuno di qualche meravigliosa isola o qualche luogo dove si può andare a godere di panorami meravigliosi, mare, cielo, palme e così via, terre baciate dal sole, sentite il desiderio di andarci. Se poi ne vedete qualche immagine, questo desiderio aumenta. Così attraverso la meditazione noi possiamo entrare in contatto con questi regni più elevati dello spirito. E allora sorge in noi un grande desiderio, di andarci. Questa vita diventa soltanto un mezzo, per raggiungere quei regni. Chi ne ha avuto una manifestazione aspira fin d'ora a abbandonare in definitiva questo mondo provvisorio e andare in questo mondo infinito ed eterno, dotato di bellezza e di beatitudine ineffabile. Così il grande giullare di Dio, San Francesco, cosa diceva? Diceva: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Avendo già sperimentato attraverso la meditazione la beatitudine dei regni spirituali, anche le pene di questo mondo non lo toccavano più di tanto. Attendeva proprio la beatitudine del regno che avrebbe raggiunto abbandonando questo mondo provvisorio. Anche Kabir diceva altrettanto. Diceva Kabir: la morte che incute terrore alla gente per me è come un incontro con la sposa. Quando finalmente, appunto abbandonando questo regno di provvisorietà, potrò entrare in contatto col regno più elevato della beatitudine spirituale. Così, attraverso la meditazione, l'uomo che cosa può fare? Può compiere un processo straordinario, elevarsi al di sopra della coscienza fisica e entrare in contatto con i mondi più beati dello spirito, sperimentare questa beatitudine mentre calca ancora la sabbia del tempo. E allora impara, secondo quanto dicono i mistici col loro linguaggio, a morire mentre ancora in vita. San Paolo diceva appunto: io muoio ogni giorno. Che cosa significava? Ogni giorno era capace di morire la coscienza fisica e di rinascere nell'aldilà. Allora l'uomo non ha più alcun timore della morte. Anzi, attende con una certa ansia, per così dire, il momento in cui si riunirà definitivamente all'Altissimo. Così attraverso la meditazione noi possiamo ogni giorno bere di questo liquore che inebria lo spirito. I liquori di carattere fisico danno l'ubriachezza e
l'ebbrezza per un certo tempo, no? Ma poi questa ebbrezza scompare. Ma l'ebbrezza che possiamo ricevere attraverso la meditazione, entrando in contatto con la luce, con il sole divino, si rinnova ogni giorno. Nelle ore d'ambrosia, come diceva appunto Guru Nanak, sedete in meditazione e bevete questo nettare divino che conduce alla vera conoscenza e all'autentica beatitudine. Così, in questo periodo che si spera sia il più breve possibile, c'è questa minaccia di un virus mai sperimentato prima, che incute una certa paura. Se però andiamo a analizzare attentamente i dati che sono a nostra conoscenza, analizzandoli dal loro punto di vista reale, che cosa vediamo? Che è una preoccupazione molto più grande di quella che noi ci poniamo. Cioè, la preoccupazione che noi ci poniamo è molto più grande di quella reale. Così attualmente ci sono 5.000 che sembrano positivi a questo virus, no? Ma non necessariamente malati, ci sono persone sanissime, come per esempio il presidente della regione Lazio, sta benissimo, gli hanno constatato che è un portatore di questo virus. Ma sono 5.000 in tutto, cioè uno ogni 10.000 abitanti. No. Quindi la percentuale è veramente minima. E l'80% di queste persone sono destinate a guarire. Finora ci sono solo 200 vittime, no? Accertate. Sono quasi tutte morte però per altre cause, in definitiva. Erano persone che avevano già uno stato di salute cagionevole. Comunque sono solo 200. Cosa vuol dire 200 persone? Una persona ogni 300.000 abitanti, no? Quindi è veramente una percentuale minima. Se pensiamo che muoiono 1.600 persone al giorno in Italia per le cause più svariate, no? Per malattie diverse, vecchiaia, no? Incidenti stradali e così via, è una percentuale veramente irrisoria. 1.600 al giorno contro le 200 vittime di questo virus dall'inizio, cioè circa un mese e mezzo. E pensate per esempio alle calamità causate dall'uomo. Nella prima guerra mondiale in Italia ci furono 600.000 morti, no? 600.000 morti causati dalla scelleratezza degli esseri umani. Qui abbiamo 200 vittime. Eppure si dice che anche questo virus è stato causato dalla scelleratezza umana. Sembra che si sia originato in un allevamento, dove sono state usate delle sostanze per nutrire questi animali destinati all'alimentazione degli uomini. Siano state usate delle sostanze errate che hanno dato origine a questa mutazione del virus.
E quella è andata a colpire proprio gli esseri umani, no? Che cosa ha colpito in definitiva? La loro ingordigia, no? Cioè allevare animali per saziare l'appetito, insaziabile degli esseri umani, i quali si potrebbero nutrire tranquillamente di traendo il proprio nutrimento dal regno vegetale senza commettere violenza su milioni di animali che vengono sacrificati ogni giorno. Di questi milioni e milioni di morti dei nostri poveri fratelli minori, nessuno si preoccupa. Naturalmente dobbiamo fare del nostro meglio per seguire le indicazioni del Ministero della Sanità in modo da cercare di limitare il più possibile questo morbo, ma se noi avessimo vissuto e vivessimo tuttora saggiamente, questa minaccia sarebbe, non ci sarebbe, o sarebbe stata molto minore. Quindi la cosa migliore per fronteggiare queste minacce qual è? È vivere una vita saggia, no? Nutrirsi con cibo strettamente vegetariano, una dieta parca, meditare. Potete stare certi comunque che il potere di Kirpal all'opera è estende la sua protezione su tutti i suoi cari. E soprattutto continuare con la meditazione a morire ogni giorno, morire al mondo dei sensi e rinascere nel mondo dello spirito. Allora non avrete alcuna paura di alcuna calamità. Quando non avete più paura della morte, non vi spaventa più niente. C'era un monaco che viveva in una capanna su una collina. Andò a trovare un giovane e vide che questo monaco a un certo punto prese una brocca e andò a prendere dell'acqua. No? A una sorgente che si trovava ai piedi della collina. Disse questo giovane, ma perché invece di vivere in questa capanna sulla collina non ti sposti a vivere vicino alla fonte? Così non avresti da fare tutta questa strada, disse il monaco già. Ma mentre io faccio la mia strada per andare a prendere acqua alla fonte, penso a Dio, eh? Sono immerso nella contemplazione di Dio. Quindi per me essere qui o essere in qualunque altro luogo è identico. Così dobbiamo mantenere la rimembranza del Maestro, la rimembranza di Dio. E allora vivremo davvero beatamente. E qualunque calamità, qualunque minaccia, gli alti e bassi della vita di questo mondo non ci toccheranno minimamente. Saranno come uno zeffiro che ci passa sul capo accarezzando appena i nostri capelli. Una volta tra i discepoli ci fu un americano che prima di diventare un discepolo del maestro vivente era un carcerato.
questo carcerato lesse alcuni libri del maestro Kirpal Singh e poi cominciò a scrivermi. Ma le sue erano lettere disperate, diceva. In questo carcere non ho più alcuna speranza, la mia vita è andata distrutta. Il delitto che ho commesso pesa come un macigno sulla mia esistenza. Bramo soltanto la morte. Non ho altra speranza della morte. Cosa gli scrisse? Va benissimo. Impara a morire mentre sei ancora in vita per mezzo della meditazione. E allora entrerai in uno stato di beatitudine. Così questo carcerato cominciò a prendere la teoria della spiritualità. Poi fu iniziato alla via dello spirito del mio rappresentante in America. Da quel momento, attraverso la meditazione, entrò in uno stato di beatitudine tale che i suoi superiori presero a stimarlo moltissimo. Era sempre allegro, sempre contento. Alla fine addirittura lo scarcerarono molti anni prima che scadesse la sua pena. E diventò una persona veramente beata. E realizzò quello che voleva. Imparò a morire al mondo dei sensi, al suo piccolo ego, e nacque alla sua vera divinità interiore. Così, quando abbiamo raggiunto questo scopo, abbiamo realizzato l'autentica divinità che è dentro l'essere umano. Dio ci ha creato a sua immagine, ma dobbiamo diventarne capaci. Attraverso la meditazione possiamo diventare l'immagine di Dio e sviluppare quindi dentro di noi amore, conoscenza, beatitudine, al di là di tutte le vicissitudini di questo mondo. Allora rispetteremo anche l'intera creazione. Anche tutti gli animali diventeranno i nostri fratelli. Una volta c'era una scelta che era in pellegrinaggio. Trovò una locanda, era sera, si fermò a consumare una cena parca. E poi si apprestò a riposarsi fuori di questa locanda, sotto un albero. Gli disse il locandiere: per l'amor di Dio, non riposare all'aperto. C'è una terribile tigre che minaccia tutta la popolazione del luogo. È una calamità veramente terribile. Dormi all'interno della locanda. Ti farò dormire gratuitamente, disse il tascetto. No, io non ho paura della tigre. No. Si mise a dormire fuori sotto l'albero, sotto la sua coperta. Ecco che tutti quanti erano impressionati, dissero questo. Chissà se lo troveremo ancora in vita domani. E quel giorno dopo l'ascetta era lì che dormiva. L'oste aprì la finestra della locanda, guardò fuori e vide che accanto a questa ascetta c'era la tigre, addormentata, tranquilla. Così l'amore che aveva dentro di sé questo ascetta aveva ammansito anche la tigre.
Così noi non dobbiamo avere paura di nulla. E se abbiamo amore per Dio, se manteniamo la rimembranza del Maestro di Dio lungo il giorno, non possiamo avere alcun timore di nessuna calamità. E ammesso anche che la calamità ci possa colpire, non ci impressionerebbe più di tanto, no? E la supereremo brillantemente, come fa appunto l'80% della gente. Ma potete stare tranquilli che il potere di Kirpal è sopra di voi, estende la sua paterna e amorevole protezione. Così, se questa calamità, se questo virus è un'influenza, come si dice, le influenze hanno una breve durata, non vanno molto avanti, e sarà destinata quindi ad abbandonare l'umanità così come è avvenuta. Però lasciando probabilmente un'umanità più saggia, facendole comprendere che il vero bene non sta nei piaceri di questo mondo, ma nel realizzare lo spirito che è dentro di noi e che è la parte infinita ed eterna, simile a Dio stesso, dell'essere umano.